Allora, i valori che leggi sulle touch display, hai assetto che si muove pari pari, a destra ovviamente hai la quota e a sinistra la velocità, poi c'è ground speed, alfa e G. Nel sottomenu, nell'MFD di destra, premendo menu, puoi entrare nello Store Management Systems, puoi avere navigazione, aria aria, aperto ground, HSI o ATA riprodurre. Nuovamente menu e vai su HSI. Nodi, 4000 piedi. Andiamo a scendere. Allora, Leo, l'aviatore navale è complicato, l'hai detto tu oggi, rispetto all'aeronautica è un altro cazzo, ok? Quindi bisogna fare attenzione a tutti i parametri, sia di volo che di assetto dell'aeroplano. Il T-45 è una bestia nel suo genere, uno degli aeroplani performanti addestramento che ci stanno, ok? E soprattutto l'appontaggio su una Vortelli non è semplice. Adesso facciamo un circuito standard jet da portaerei. Effettueremo prima un touch and go e poi un secondo passaggio con appontaggio. Dimmi se hai ricevuto tutto. Adesso siamo sotto contatto del Marshall e ci autorizzerà il circuito di traffico sinistra, classico di una porteria. Quindi andiamo a trovare 700 piedi. Quindi riduciamo la velocità e apriamo l'aerofreno. L'aeroplano decelera, lo tremiamo leggermente a picchiare e andiamo a cercare 700 piedi. Controlliamo sulle DAP display, assetto e tutto. Freno, un po' di potenza, andiamo alla discesa. La quota minima di decisione apparirà una W sulle DAP display. Cinquanta piedi, la quota di circuito 700 piedi. Adesso passiamo a destra dell'isola della nave. Il circuito è il classico, si fa anche con la vuoto, lo stesso circuito, cioè i circuiti sulle porteri sono uguali per tutti, sia convenzionali, quindi Catobar come nel caso della Nimitz, che short vertical takeoff landing. Base ci mettiamo gancio giù. Adesso ora non lo facciamo perché dovremmo fare un primo touch and go per vedere velocità e assetto se sono giusti. E adesso configuriamo l'aeroplano senza gancio di arresto per un touch and go. Velocità, freno, riduciamo la manetta,
Quirrelli. Full flap. Senza. L'aerofreno esteso, eh. Andiamo a ricercare la virata del finale sul ponte. La specie di che vedi è praticamente l'assetto, quindi quando abbiamo quelle tre lucine verdi al lato delle tappe display, quando siamo su luce gialla, significa che siamo perfettamente allineati sul sentiero con la potenza necessaria per l'appontaggio. Quindi noi andremo a ricercare l'assetto e quella velocità. La velocità dovrebbe girarsi intorno ai 129-130 nodi. Sulla linea di mezz'ora del ponte andremo a ricercare l'allineamento perfetto, nonché velocità, potenza e assetto. Dai, mi dice che devo cambiare leggermente o ridurre la velocità, quindi che faccio? Ridurre la velocità, scende e lui sale. Eccolo il giallo, andiamo leggermente a sinistra, andando a ricercare la potenza dell'assetto. Vedi, siamo leggermente basse velocità, l'LSO mi dirà di dare power e io arriverò intorno ai 129-130 nodi allineati sull'asse. Il ponte è lì, leggermente obliquo, tenderà ad andare leggermente a destra perché la nave ovviamente ha un ponte diverso da quello che è la linea di mezz'ora della nave. Vediamo un primo touch and go. 130, vedi 129-130 nodi, velocità d'ingresso. Touchdown. L'LSO mi dà l'ok per l'appontaggio, mi dice un po' di potenza perché sono sotto la velocità consentita per l'appontaggio. Ponte lì, vado a ricercarlo, effettueremo il primo touch and go. Subito dopo il ridecollo, dentro aerofreni, potenza, flap e carrelli. Un touch and go, linea di mezzeria. Decolla subito a sinistra, gancio giù, andiamo a cercare 200 nodi, controlliamo la nave, giù il carrello, full flap, facciamo la potenza, stazione aerofreno, potenza. Andiamo a ricercare l'assetto per l'appontaggio. Gancio giù. Controllato il gancio giù. Ci siamo. Andremo a ricercare con la velocità e la quota necessaria per l'appontaggio. Andremo sempre a trovare il punto di contatto, il touchdown, secondo l'alfa, l'incidenza per la... Arrivo sul ponte, l'aeroplano è abbastanza stabile da DI. Abbiamo un alfa di 1.4, quindi siamo precisi. Adesso andremo a ricercare la virata a sinistra a circa 170 nodi per effettuare l'avvicinamento finale con relativo appontaggio. Andiamo lì. Virata decisa per entrare in circuito. 7, contro la nave e lì senza leggermente perché in virata l'aeroplano tende a sedersi visto che ha gli aerofreni estratti, però ci servono per mantenere quella che è la velocità poi richiede per l'appontaggio. Prossima linea di mezzeria, allineati così siamo direttamente sulla linea di mezzeria del ponte e siamo già prossimi all'allineamento del punto obliquo per l'appontaggio. Andiamo a cercare l'angolo per l'appontaggio, quindi luce gialla, riducendo la velocità a 139 è troppo. Diciamo velocità 130, il mio alfa scende, io vado leggermente a destra per correggere e do potenza, sono al di sotto della potenza consentita, 127 vado a incrementare 130 nodi, vado a ricercare l'allineamento perfetto sul finale. User entered your channel. Un quarto di miglio. Prossimo un quarto di miglio. 40 nodi non vanno bene, riduco la potenza, velocità, assetto, sono lì sul ponte, prossimo l'appontaggio, vado a ricercare nuovamente l'allineamento, sono lì, in arco giallo,
30 nodi potenza, sono allineato, potenza, con la potenza dentro ad agganciare il cavo, con potenza dentro, libero. Ok, via il gancio d'arresto, le flap, via le aerofreni, andiamo alla catapulta.